Nuovo Arredo, una storia lunga 25 anni con varie sedi che contano quasi 300 collaboratori e migliaia di clienti soddisfatti. Nuovo Arredo è un marchio di mobilificio che ha sviluppato una rete capillare in tutta la Puglia, Basilicata, Toscana, Lazio e Lombardia e punta ad aumentare la sua presenza su tutto il territorio nazionale. Nuovo Arredo nasce nel 1997 a Francavilla Fontana da un'idea di Antonio Magrì, una catena di negozi di arredamento costruiti intorno alle esigenze del cliente, che si possa distinguere sul mercato grazie alla qualità, alla convenienza, all'esclusività degli arredi offerti, per portare nelle case degli italiani il meglio del design e dello stile. Nuovo Arredo propone il giusto connubio tra i vantaggi di una grande realtà distributiva e quelli tipici del negozio specializzato indipendente. Sappiamo che oggi il tema della cucina, del cucinare, del buon cibo è un tema molto sentito, molto seguito da tutti e quindi noi che vendiamo anche cucine componibili con elettrodomestici anche dotati di grande tecnologia, di grande qualità, sicuramente ecco, abbiamo voluto sposare questo concetto del buon cibo facendo cucinare sia la nostra testimonial Anna Falchi ma anche degli chef importanti del nostro territorio come Antonella Ricci sulle nostre cucine e quindi è anche un modo per presentare ai clienti il prodotto cucina insieme ai cibi preparati insomma da importanti chef, dalla nostra testimonial Anna Falchi che anche lei è una che si diletta molto insomma nel cucinare. È un modo anche per coccolare il cliente con il cibo, per dargli il benvenuto quando entra qui. Sicuramente è anche un modo per coccolare i nostri clienti, accoglierli ed diventa anche un'occasione poi per far visitare le nostre esposizioni e quindi insomma per noi è anche un'occasione diciamo, per farci conoscere meglio, per far conoscere tutte le ultime novità dei nostri prodotti, delle nostre nuove collezioni di arredamento e vediamo insomma, che la gente apprezza molto questo tipo di eventi e quindi cerchiamo insomma, di ripeterli periodicamente un po' in tutte le nostre esposizioni. Dalla Puglia in tutta Italia, un'azienda in forte crescita, lo stato di salute immagino sia buono. Ma sì, ecco, diciamo che abbiamo brillantemente superato il periodo Covid, post-Covid, anzi quel periodo lì ha fatto capire ai nostri clienti, insomma, ma alla gente comune l'importanza anche dell'ambiente familiare e l'importanza ecco, anche dell'arredamento all'interno della propria casa, quindi l'importanza di dividere bene gli spazi, di usare anche degli arredi che siano funzionali con grande tecnologia così come piace oggi e quindi ecco questo periodo ci ha dato anche grande slancio da qui anche la crescita dell'azienda non solo in Puglia dove ci siamo ormai da 25 anni ma anche in altre regioni del nord Italia come la Lombardia e il Lazio dove abbiamo aperto altri punti vendita e che si sono affiancati al punto vendita che avevamo anche in Toscana a Sansepolcro quindi l'azienda continua a crescere e ci auguriamo insomma che di riuscire sempre più a incontrare i gusti dei nostri clienti. Ma ci sono sicuramente tante novità dal punto di vista distributivo, abbiamo creato una nuova divisione che è la divisione Contract che si rivolge ai grandi clienti, quindi abbiamo diverse proposte d'arredo anche per ristoranti, bar, per hotel, residence e stiamo cercando ecco, di offrire anche un pacchetto chiave in mano ai grandi costruttori, quindi abbiamo fatto degli accordi soprattutto al nord Italia ma anche qui a Lecce con grandi costruttori per dare il pacchetto chiave in mano dell'arredamento e questa è una soluzione che sta incontrando sempre più il consenso del pubblico e quindi è una divisione che abbiamo strutturato con architetti, con geometri che ci sta dando grandi soddisfazioni. Poi l'altra novità è il potenziamento anche della vendita online in tutta Italia, quindi riusciamo a consegnare ormai in tutta Italia, isole comprese, e quindi ad arrivare insomma, in ogni parte del territorio nazionale. Thank you.
Dalla campagna pubblicitaria fino al post vendita, tutto è studiato per permettere al cliente finale di sentirsi a proprio agio, di gustare appieno il momento della scelta dei mobili della propria casa, anche grazie all'importante investimento compiuto dall'azienda Risorse Umane, uno staff di professionisti altamente specializzati che si occupano di sviluppare le migliori proposte d'arredo. Lo staff degli arredatori all'interno dei punti vendita accompagna il cliente nella scelta. Un team di architetti e tecnici si occupa del sopralluogo presso il domicilio del cliente, delle misurazioni e di consigliare le migliori soluzioni anche per la nuova progettazione degli spazi e per gli interventi necessari nell'abitazione. È in quest'ottica Nuovo Arredo ha abbinato il proprio marchio ad una testimonial da sempre nel cuore degli italiani, Anna Falchi, che in questi anni, durante i vari eventi organizzati dall'azienda, ha informato e coinvolto i clienti. Grazie al negozio online nato nel 2012, da tutta Italia, comodamente dalle proprie case o dal proprio smartphone, è possibile acquistare gli arredi, che saranno poi consegnati direttamente su tutto il territorio nazionale. Buonasera, benvenuti e grazie di essere qui, stanchi, veramente siete numerosissimi, non ce l'aspettavamo, quindi siamo felici per me, per Antonella, per tutti quanti, per Nuovo Arredo che inaugura questo posto che è stato ristrutturato, era già esistente, però siamo venuti qui a metterci la ciliegina sulla torre. Avete già mangiato? Ah, siete così silenziosi, state digerendo? Come si dice da noi? Siete mai stati mangiando? Che si niente? E tu che sei andata a mangiare? No, 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 io mi di mangiare, ma certo, posso mangiare per aspettarsi. No, così arrivo e fa tutto il routine. Buonasera, buonasera, io è la prima volta che vengo a Paramita, perché era da la Puglia, la conosco tutto, l'ho girata in lungo e largo così, mi mancava Paramita, oggi ho detto, ma io non c'ho niente da fare questo weekend, ma dove fa? Cosa fa? Io vado a Paramita, cioè sono partita, ci ho messo mezza giornata, però meglio tardi che mai, sono qua per essere accolta da voi. Avete qualche domanda da farmi? Volete sapere quanto costa questa cucina? Non lo so, a questo ci pensa, dov'è? Francesco. Francesco. Va bene, allora, buonasera e continuiamo a mangiare. Sì, continuiamo. Sì. Cosa stai facendo poi? È fondamentale, poi si dice che insomma sia un po' lo specchio dell'anima, quello che mangi e poi quello che si rispecchia poi esteriormente, quindi è molto importante, ma soprattutto è importante con chi si mangia, quindi la cucina è un luogo di aggregazione, di compagnia che unisce la famiglia, gli amici, accadono sempre cose molto importanti intorno a una tavola, incontri di lavoro, incontri d'amore, amicizie, si consolidano tante cose, quindi per questo insomma, mi piace sempre sostenere l'arredamento perché è la casa, per tutti noi, soprattutto gli italiani, la casa ha un valore veramente molto importante, un simbolo. 6 anni di esperienza, di testimonial di Nuovo Arredo, sicuramente sono 6 anni anche importanti di crescita per l'azienda che rappresenti. Sì, ci siamo portati fortuna a vicenda, loro hanno creduto in me, io ho creduto in loro e hanno allestito una trasmissione televisiva che mi sta molto a cuore, che era Anna e i suoi fornelli. Per me era un'esperienza diversa, diciamo, non nazional popolare, però un po' più centrata, diciamo, su una regione, così come loro rappresentavano una regione. E poi io sono tornata alle TV generaliste e loro hanno aperto in tutta Italia, quindi per questo che credo che sia un sodalizio che va avanti, perché poi comunque nascono anche dei rapporti, un'amicizia oltre alla stima professionale che abbiamo reciprocamente. Piace questo territorio? Beh sì, sempre un piacere tornarci. Ben arrivata. Cosa c'è intorno? Stai intorno? È bello? No, questo sì. Questo è il bello? Sì. E l'abbiamo lasciato ovviamente, perché se no poi quando arrivate non vincere niente. Ti piace questo nuovo negozio, il Nuovo Arredo? Sì. Avete visitato? Chi è che l'ha detto? La cucina piccola piccola sentito, ti piace? Ma io voglio sapere da te innanzitutto come ti chiami, personalità e perché dimmi, ma cosa ti è piaciuto di questo negozio Nuovo Arredo? I mobili. Certo, i mobili, ma il
una cameretta, qualcosa che ti serve per la tua camera, un giocattolo, poi glielo chiediamo. Ho visto un letto con una scala. Una scala? Ah, un letto con una scala, perché il fratello, una sorella? Sì. Ah, tu saresti a piano di sopra o a piano di sotto? Sì. Sarebbe sotto? Sopra. Ah, certo, c'è la scala. Vediamo, prima dei 6 anni già stai salendo la scala. Vediamo, tanto ce la fanno. Sì. Vai, 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 vai Leonardo, raggiungi l'orsetto e vai! Adesso riscendi, prendi l'orsetto. Portalo con te. Poi prendilo, dai. Adesso sono qua. Giralo, eh. Alle 4 addirittura. Ah, mamma mia, ma c'è proprio precoce. Nuova Arredo viene premiata come migliore azienda italiana nel settore distribuzione e commercio attraverso il prestigioso evento 100 eccellenze italiane, svoltosi presso il Palazzo di Montecitorio. Distinta nella categoria arredamento su tutto il territorio nazionale, Nuova Arredo è stata oggi ufficialmente inserita nel volume d'onore che descrive la storia e l'operato dei 100 protagonisti italiani, distinti per primato di categoria in questo ambito: medicina, economia, cinema, sport, arredamento, moda, architettura, design, commercio, forze dell'ordine e tanto altro ancora. Un'azienda in forte crescita in tutta Italia, punta molto anche e soprattutto al sud, ma è presente con i suoi tour per essere più vicina alla gente anche. Sì, noi continuiamo questi appuntamenti con la nostra clientela per in giro per l'Italia. Abbiamo 28 punti vendita, partiamo dalla Lombardia con Corsico, Osio Sotto, Bergamo, Palazzolo sull'Oglio. Scendiamo in Toscana a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. E poi c'è il Lazio con i 3 punti vendita a Roma, Boccea, Tiburtina e Anagnina. E poi Puglia Basilicata. Diciamo, giochiamo in casa con tantissimi punti vendita, solo nel Salento in questo caso siamo presenti con Lecce e Surano e ci troviamo qui a Parabita, dove continua il nostro tour direi dei sapori, dove comunque la nostra chef o i vari chef che incontriamo, in questo caso Antonella Ricci e il suo marito Vinod, insieme alla nostra testimonial Anna Falchi, incontriamo i nostri clienti in queste splendide location dove ci sono le novità per quanto riguarda l'arredamento, dove i nostri clienti possono incontrare gli arredatori per le ultime informazioni, per il design, anche per la tecnologia come l'ultima moda dei piano in cottura a induzione. Sempre aggiornati per soddisfare ogni esigenza. Ci sarà un appuntamento anche a Lecce con questi eventi? Sì, a breve stiamo fissando questo. Naturalmente bisogna incrociare vari appuntamenti tra il presidente e la nostra testimonial. Lecce sarà la prossima tappa, puntiamo moltissimo per quanto riguarda la capitale del barocco. A sovrintendere il lavoro di redazione è un comitato d'onore tecnico e scientifico composto da autorevoli accademici e personalità rappresentati di importanti organismi nazionali. Un meritato riconoscimento che da oggi identifica Nuova Arredo come azienda leader nel settore dell'arredamento italiano. Thank you.
coppia in cucina e una coppia nella vita. No? Benvenuti. È una cucina, non è cucina se non c'è qualcuno che cucina, perché spesso e volentieri dice no, ho comprato la cucina bellissima, però non so cucinare. Cavolo, questo è un grosso problema, quindi bisogna sempre, no, aggiornarsi, fare corsi di cucina, perché è bellissima utilizzarla. Io sono felicissima quando mi dicono le signore, non so cucinare, mi insegna a fare qualcosa oppure di no. Quindi io sono sempre qui a vostra disposizione. Questa sera cosa preparerete? Cosa state mettendo in scena? Stasera sicuramente c'è un buffet veramente prettamente pugliese e invece poi ci sono due piatti caldi serviti proprio con prodotti del territorio. Ci tenevo a precisare che faremo dei tocchetti di patate con delle patate sia Glinda proprio della vostra zona, proprio della nostra zona, perché comunque è Salento e quindi noi ci troviamo nell'Alto Salento e voi nel Basso Salento, quindi sempre Salento. E dei tocchetti di patate con dei pomodorini essiccati in forno e poi con della pancetta croccante e poi abbiamo un vitello cotto a bassa temperatura con le erbe mediterranee, con un fondo di cotture e un'insalata di ortaggi. Il vostro punto di forza sono comunque i prodotti del territorio? Sicuramente, sicuramente. Noi abbiamo fatto veramente dei prodotti del territorio la nostra forza. Portiamo avanti sempre quelli, anche nella nostra nuova osteria di Milano, Ricci Osteria, si parla sempre di prodotti pugliesi. Com'è nata questa unione? Risale a tanti anni fa. 26 anni fa abbiamo cucinato una volta insieme e poi siamo rimasti insieme per sempre. È stato feeling sin da subito. Sì, sicuramente sì. Per fare questo lavoro insieme, che è un lavoro di tensione, di tanta responsabilità, non è semplice, quindi ce l'abbiamo fatta, superare 24 anni. Il bello della cucina è che comunque unisce tutti, uomini e donne. Certo. Questo è vero, sì. Questo è vero. E poi l'altra cosa, la cucina, non c'è solo la lingua, è la lingua della cucina, quindi tutti quanti di qualsiasi nazione del mondo si parla tutti la stessa lingua ed è il piatto finale che deve uscire da questa cucina, quindi per noi è molto importante, l'integrazione nella cucina è fondamentale. Un segreto, un consiglio da dare quando si sta in cucina? Avere tanta pazienza, molta pazienza e alcune volte bisogna dire va bene all'altra persona, altre volte invece sì, ascoltare gli altri, sì, e certe volte stare anche zitti. Ascoltare significa che qualche volta c'è qualche discussione. Sicuramente ci sono le discussioni, però poi se uno ha un obiettivo comune, quello di portare avanti. Discussioni concretive, in senso magari per trovare un punto di incontro per fare le cose fatte bene. Per migliorarsi sempre. Io ho sempre una difficoltà. Quanto basta? Ma in realtà quanto basta veramente? Quanto basta dipende dal palato, però il palato del cuoco deve essere un palato popolare. Sì. Un palato popolare, quindi equilibrato. Il cuoco deve anche assaggiare assolutamente. Sicuramente, la prima cosa che deve fare è assaggiare, perché la nostra palestra è la cucina e l'assaggio. L'assaggio è fondamentale, non si può mai mandare al cliente una cosa che non hai assaggiato. Qual è la cosa che più vi piace fare in cucina? A me sia il secondo che il dolce mi piace moltissimo, anche la pasta. La cosa che ti riesce meglio? Diciamo il dolce. Sì, il dolce sì, Vinod è bravissimo nei dolci, ma in tutto, siamo intercambiabili. A me piace molto la pasta fatta in casa, tantissimo, tutto quello che è pasta mi piace. L'azienda Nuovo Arredo rappresenta quindi una realtà oramai consolidata e riconosciuta non solo nel Sud Italia, ma grazie ad un'offerta di valore tangibile e al passo con i tempi, continua a farsi conoscere e apprezzare tramite una rete capillare che continua a crescere su tutto il territorio nazionale. Il mio sogno è trovare il marchio Nuovo Arredo in tutte le regioni d'Italia, dice Antonio Magrì. Il segreto del successo intanto è stato e continua ad essere l'attenzione al dettaglio, ingrediente fondamentale per trasformare un progetto in qualcosa di reale e concreto, destinato a evolvere e migliorarsi nel tempo.
auguri. Buon...